Amici viaggiatori, buongiorno. Guardate che meraviglia. Prima alba africana, prima alba ugandese. Direttamente dalla terrazza del mio hotel. Bellissimo questo cielo, con i suoi colori, le sue sfumature e il lago Vittoria. Davvero dei colori meravigliosi che solo l'alba può regalare. Viaggiatori carissimi, allora vi illustro il programma odierno. Oggi si può dire che inizia, nel vero senso della parola, il mio tour in Uganda. Allora, dopo colazione si partirà in direzione nord-ovest verso la città di Masindi e l'area di conservazione Murchison Falls, che è la più grande dell'Uganda. Poi ci sarà già stamattina il primo incontro con gli animali attraverso la camminata nella riserva Ziwa, dove un progetto di conservazione ha fatto sì che venissero riportati in questo luogo i rari rinoceronti bianchi. Poi in serata giungeremo nel Parco Nazionale Murchison Falls. Il trasferimento dura circa 6 ore, sono circa 350 km, percorsi prevalentemente in strade sterrate. Vi offro un altro assaggio di alba ugandese. Come potete vedere, c'è molta più luce rispetto a prima, è molto più intensa. È davvero uno spettacolo unico. Paesaggi africani. Vamos, facciamo il tour della camera. Innanzitutto vediamo questa porta particolare con queste canne di bambù di legno. Iniziamo. Allora, molto luminosa. Guardate che bella luce. Semplice, però allo stesso tempo ampia, spaziosa, per gli standard locali sicuramente insomma una camera di lusso. C'è un bel letto grande, comodini. Poi qui abbiamo allora il mobiletto per appoggiare le valigie, che io lo trovo sempre comodissimo. Poi, bello specchio grande, TV impercettibilmente piccola, davvero minuscola ma poco importa, queste belle pareti rosse con tanto di tende, sia bianche che rosse, che a me piacciono. Poi, sgabello, una bella scrivania in legno dove posso appoggiare tutte le mie cose, cestino, che ci vuole sempre, e poi il frigo bar, quindi devo dire la verità, una bella stanzetta. Ricordo a tutti che sono in Uganda. Vedete, molto luminosa, per niente male. Adesso, come il nostro vate Bruno Barbieri ci insegna, analizziamo il materasso. Allora, io sono appena svegliato, quindi ho dormito qui stanotte. Ho dormito abbastanza bene. È un materasso non doppissimo, a dire la verità. I cuscini, ci sono dei cuscini rossi, altri bianchi, così così, devo dire la verità, si poteva fare qualcosina meglio. Vediamo allora, scopriamo se c'è il nostro mitico topper. Dunque, comunque, controlliamo, verifichiamo lo spessore del materasso. Amici, che delusione, come potete ben vedere, non c'è. Però, insomma, comunque, si può fare, dai. Si può dormire bene, però qui c'è una bellissima saletta esterna e la vista è impagabile. Guardate che meraviglia. L'alba. Adesso invece andiamo a scoprire una cosa molto importante. Ah, c'è da dire insomma che c'è il condizionatore, io l'ho utilizzato, fa caldo, quindi non a bomba, però un minimo secondo me ci vuole. Quindi è assolutamente una cosa molto importante la presenza del condizionatore. Verifichiamo il bagno. Allora, vediamo alla nostra sinistra. C'è da dire che non c'è un phon attaccato al muro, non so, non ho frugato se c'è nei cassetti. Il che andrebbe bene il fatto che non sia a muro, se però ci fosse poi nei cassetti, perché sennò la totale assenza non andrebbe bene. Un piccolo cestino che va bene. Poi
carta igienica non sigillata, quindi male, il water che era sigillato e c'era anche il detersivo appena arrivato, quindi molto pulito, finestrato, piccola finestra che a me non dispiace, lavandino molto piccolo, cioè anzi non è che non dispiace, la finestra è obbligatoria secondo me, è una cosa molto importante per un bagno e c'è questa doccia davvero bellissima. Allora, c'è questa superficie a terra che non so, sembra un finto marmo, però è molto molto comoda, poi esteticamente bella e soprattutto guardate com'è spaziosa, poi abbiamo un soffione gigante, c'è quella diciamo a mo' di telefono. Quindi questo push con il tipo che preme la porta, penso che insomma si potesse anche evitare perché come ci fai a entrare, se no che fai? Salti da sopra, ti tuffi, ti lanci? Insomma, quindi davvero una gran bella doccia. Io l'ho fatta ieri sera, mi sono consolato. Qui appendi asciugamani, ci sono asciugamani vari, quindi assolutamente una stanza molto molto confortevole, non ci sono cose strane, cose bislacche. L'unica pecca è che ho avuto un po' di problemi dopo 2 o 3 volte che ho utilizzato lo scarico, si è un po' danneggiato, sai? C'è anche da dire, insomma, che forse stesso anche questo di plastica, un po' così, probabilmente a breve si staccherà. È solo una questione di materiale, di qualità, però complessivamente una gran bella stanza. Ne approfitto, faccio un altro video in questi meravigliosi colori, ci sono i galli che cantano, pazzesco, davvero incredibile. Man mano che passa il tempo ci sono delle sfumature diverse, di colori diversi, il sole automaticamente sale, quindi cambia il colore, meraviglioso, il gallo, stupendo. Prima colazione ugandese. Paesaggio ricorrente. Raga, siamo nella zona di Louero. Abbiamo appena superato la capitale, è un piccolo mercato, però vedete ci sono dei camion, quindi si trova strategicamente su una strada principale di grande collegamento. Qui vediamo che stanno preparando qualcosa. Dello street food, vediamo questa signora che sta pulendo le cipolle. Saranno delle pizzette, delle tortillas, qualcosa di simile. Comunque,
C'è trambusto, c'è movimento, c'è caos. Guardate come vengono letteralmente assaliti i pullman dei turisti. Forse saranno degli orientali, non so da dove provengono, ma è un assalto. Anzi, no, sono africani perché vedo persone di colore. Noi, è vero che non viaggiamo su un bus, ma non siamo stati assaliti in questo modo. Ci sta, fa parte della situazione, comunque queste persone vivono di questo e devono approfittare della visita dei turisti. Sempre qui vediamo un camion che è stato preso d'assalto. Rumori molesti. Non so che tipo di bestia ci sarà, forse un pollo o qualcosa di simile. Sì, sembra sofferente, o una capretta, non lo so. Mini banane ugandese. Amici, siamo giunti accolti da migliaia di farfalle al tempio dei rinoceronti, Hakuna Matata. Quindi a breve andremo a vedere questi mitici e mastodontici animali. Qui vediamo per i turisti questa riproduzione di rinoceronte imbalsamato. Mare di farfalle turchesi. Invasi, letteralmente. Raga, siamo a caccia di rinoceronti e qui si deve parlare molto a bassa voce, quindi non potrò commentare. È importante il silenzio. Eccoli, vedete quanti ne sono. Amici, eccoci qui, siamo ancora sempre più vicini, sono enormi, ci sono davvero tante famiglie di questi animali. Sono abituati a stare un minimo a vedere le persone, il loro contatto, ma è incredibile averli così vicino. Sono tranquilli, riposano. Sotto l'albero.
get the mud stick on their skins that they use for cooling their body temperatures. And also, the mud being on their skins helps them a lot to get rid of some biting insects. Okay. Mm-hmm. Yeah, because there are some insects that do bite them. So when they roll onto the mud, the insects keep on getting off. Though there are also some birds, like those birds, the white ones and the black ones, moving with the rhinos. Those birds are called the cattle egrets, the white birds. You find that those birds also help the rhinos a lot. They keep on picking some of the insects that are on the rhino skins. Mm-hmm. And when the rhinos are moving, feeding, they keep on following the rhinos. And they keep on picking some of the flying insects that do flies off when the rhinos are feeding. The cattle egrets keeps on picking such insects. Qui li vediamo molto bene. Ci hanno appena detto che ci sono circa 41 esemplari di rinoceronti in quest'area. Eccoli qui, a riposare sotto gli alberi. È una giornata calda, anche se ventilata. Poi c'è da dire che la cosa davvero figa di questo safari, di questo posto, è che si fa a piedi, quindi senza la jeep. Stiamo camminando con circondati da rinoceronti. Guardate che roba, per intenderci. Io sono qui e appena dietro di me i rinoceronti, le bestie. Incredibile, ha mosso la testa come me. Qui ci sono altre guide, altri rangers rigorosamente armati. Viaggiatori, animalisti, appena terminata questa bella esperienza, e siamo stati circa un'oretta, quindi devo dire che è stato molto molto appagante. C'era un silenzio e una tensione molto molto tangente, proprio perché bisognava prestare una grande attenzione, nonostante ci fossero i rangers, nonostante comunque questi animali sono abituati al contatto con le persone, sono stati, diciamo, reinseriti in natura, quindi non sono proprio del tutto in cattività. Però insomma, fa sempre un grande effetto ritrovarsi a piedi, quindi non all'interno di una jeep, circondati da questi bestioni, da questi animali giganteschi. L'unica cosa è che, visto il forte caldo, erano quasi tutti, anzi tutti, sotto gli alberi a prendere l'ombra, quindi si alzavano e si abbassavano, però non è stato possibile vederli in gruppo per molto tempo all'impiedi. Forse è l'unica pecca, però complessivamente molto positiva. E ora, come al solito, se va a magnà, quindi abbiamo già ordinato, spero di mangiare bene. Essendo un po' più all'interno, ho optato per della deliziosa carne accompagnata dalle patate saltate al burro, qualche altro contorno. A dopo. Raga, altra cosa figa di questo posto sono le toilette, dove ovviamente abbiamo dei rinoceronti vestiti da umani. Vedete questo qui, bellissimo, che indica il bagno degli uomini qui. E questo rinoceronte femmina per il bagno delle donne, le lady. Ovviamente tutto incentrato e improntato su questo meraviglioso animale. Giustamente siamo al santuario degli elefanti, degli rinoceronti. Gli elefanti, scusate, ho avuto un piccolo lapsus con il Sudafrica, perché ho visitato qualche mese fa anche il santuario degli elefanti. Questo è il santuario, ovviamente, dei rinoceronti in Uganda. Buon appetito, buon appetito. Buon appetito, buon appetito. Altro pranzo ugandese. Sono i vlog. Allora. Thank you. Birra locale. Patate, carne, verdure. Salsa.